Calcio, parliamo del Pescara che continua la preparazione in vista della trasferta di Viterbo. Si giocherà domenica con inizio alle 17.30. Intanto questa mattina è stato operato dal dottor Tavolieri della clinica Pierangeli lo sfortunato Filippo Pellacani dopo il grave infortunio patito prima del match Pescara-Crotone nel corso del riscaldamento. Ebbene, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito, il giocatore tornerà a disposizione tra febbraio e marzo. Il ginocchio d'ingrosso non preoccupa, è stabile e asciutto, oggi per scrupolo anche una risonanza magnetica che ha dato esito negativo. Il difensore leccese domani tornerà in gruppo per la rifinitura, ma Colombo confermerà sicuramente Boben al fianco di Brosco. E ora il club, per ora il club ha deciso di non tornare sul mercato, ma le cose potrebbero comunque cambiare. Tre i profili: Struna, ex Carpi e Palermo, Bruscagin lo scorso anno al Vicenza, il serbo Cestic, classe 2001, ex Rijeka e Colonia, due presenze nella nazionale A serba. In questo momento come quarto centrale sarà adattato il terzino sinistro De Marino, che ha già giocato in passato nel cuore del reparto arretrato ma nella difesa a tre. Vediamo dunque alle ultime in vista di Viterbese Pescara, ricordiamo domenica prossima ore 17.30, scontata la prima da titolare per Luca Palmiero, che prenderà il posto di Craia. Possiamo anche vedere la grafica con le probabili formazioni. Davanti scalpita Colai, come già detto, al centro della difesa la coppia Brosco-Boben. Domani mattina la seduta di rifinitura alle 13, la conferenza pregara del tecnico Alberto Colombo. Per contro Viterbese priva di Semenzato causa squalifica, torna a disposizione il difensore Riggio. Sistema di gioco 3-4-2-1, tre pali, il quarantenne Fumagalli, ex Teramo, da gennaio 2003 a gennaio 2004 senza collezionare presenze. Poi in difesa c'è il dubbio tra Santoni e Marenco, sono due under. Santoni classe 2001, preso dal Cinzia Albalonga, Marenco classe 2003. Nel cuore del reparto, al centro proprio della difesa, Ricci, il 33enne Ricci, che gioca dallo scorso gennaio proprio a Viterbo, ex pistoiese, cresciuto nel Cesena, anche due presenze in Serie A nella stagione 2011-2012. E poi il terzo centrale, il mancino Monteagudo, classe 95, ex Catania. A centrocampo c'è il nipote di Alessandro Nesta, come cursore di destra vale a dire Gianmarco Nesta, ex Lecco e Ternana. Poi nel cuore del reparto nevralgico il lituano Megelaitis, classe 98, ex Gubbio, ex Lecce, che è stato trattato proprio dal Pescara nei giorni conclusivi della sessione estiva di calciomercato. Mbaye potrebbe tornare dal primo minuto, ma qui c'è il ballottaggio con Andreis, altro giovane del 2001 che lo scorso anno ha vinto il campionato nel Rimini in Serie D. E poi a sinistra Manarelli, classe 2002, che sostituirà Semenzato. Manarelli, che viene dal Sassuolo, è stato acquistato a titolo definitivo dalla Viterbese in estate, lo scorso anno in prestito alla Paganese. E poi i due trequartisti, Volpicelli, che è il giocatore più talentuoso della squadra laziale, classe 92, lo scorso anno 14 gol nella Viterbese. Mungo dovrebbe giocare appunto tra le linee insieme con Volpicelli, ex Chieti e Teramo, classe 93. Come terminale della manovra, Marotta sembra in vantaggio su Polidori. Marotta, insomma, non ha bisogno di presentazioni, un classe 86, 36 anni, lo scorso anno al Modena, frenato da parecchi problemi di natura fisica. Polidori, un classe 92, ha segnato il gol del pareggio proprio nella trasferta di Messina all'89esimo, entrato in corso d'opera. Ebbene, Polidori, la curiosità, in passato è stato di proprietà del Pescara. Attenzione però a Simone Duffizzi, che è un giovanissimo, classe 2004, ha segnato una doppietta con l'Andrea praticamente domenica scorsa, quando aveva ancora 17 anni. Ieri ha compiuto 18 anni. L'allenatore è Giacomo Filippi, lo scorso anno alla guida del Palermo, sostituito da Silvio Baldini, che poi ha vinto il campionato nella duplice finale col Padova di Massimo Oddo. È stato un difensore centrale, come calciatore ha militato nel Teramo stagione 2006-2007, nella Valle del Giovenco in C2 nel 2007-2008. Concludiamo ricordando l'arbitro Bordin della sezione di Bassano del Grappa.